Gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo qui oggi per iniziare un nuovo titolo che è disponibile gratuitamente sul Plus, ossia Zombie. Ragazzi, io non l'ho mai provato, però sto iniziando qui insieme a voi. Amo il gioco sui zombie, i giochi sui zombie, amo gli zombie in genere, tutti i loro film. Quindi ragazzi, volevo vedere com'è questo titolo, ero curiosissimo di scaricarlo e di provarlo. Non mi nascondo che tempo fa lo stavo anche per acquistare, poi per fortuna non l'ho più preso perché ora vedete è gratis. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere insieme la campagna. Il potere alchemico di trarre oro dall'aria porterà una nuova afflizione sull'umanità. Un sudario di morte ammanterà la terra e coloro che non saranno pronti ne verranno avvolti e soffocati. Poiché Dio non ha pietà per chi è sordo alla sua parola. Così giungerà la fine e il mondo reso indegno ai suoi occhi verrà purificato da angeli, così che il molto grafico, molto stile Alba dei morti viventi. Queste scene iniziali ricordano quel tipo di film. Bellissima ragazzi, la città dove è in fiamme dovrebbe essere Londra, se non ricordo male. Il gioco si svolge a Londra. La grafica sembra abbastanza carina. Eccoli qui. Si parte subito ragazzi con la città piena zeppa di zombie, la grande. C'è una telecamera, ragazzi, qualcuno ci osserva. Da questa parte, scendi nella stazione. Sì, tu. Ah, ecco, ragazzi, ci stanno cercando. Ti sto osservando. Aiutare. Segui la mia voce. Nella metro. Oh, ragazzi, è un zombie. Non stare a perdere tempo. Muoviti! Scappa, scappa! Cazzo fai? No ragazzi, non ti credo di iniziare io ora. Ascoltami. Oh merda, ragazzi. Non c'è da scherzare con questi intenti. Ah, è in prima persona il gioco. Ah, ecco, ti è venuto alle tre per correre. Continua. Da subito. Possiamo almeno finire? Spero che non ci abbiano seguito gli infetti anche qua giù, vediamo. No. Oh sì, scappa dagli infetti, sì. Serve martello, ok. Allora, questa è la torcia di premuto R3. Oh, ok, abbiamo anche una torcia. Tieni sempre una torcia a portata di mano, ma non attirare troppo l'attenzione. Ruba. Che cosa sto rubando? Sempre è vuoto. Assicura la barricata, serve un martello. Quindi ragazzi, possiamo anche chiudere le porte, che andiamo avanti ora. Sentiamo. Che ragazzi, io la vedo zombie, quindi via subito. Oh cazzo. Come intro ragazzi non c'è male. Nella realtà è anche rifugio. E guardate un trofeo. Ah ragazzi, ho messo livello normale e non rifugio. I miei amici mi chiamano il Prepper. Sai perché? Perché sono preparato a tutto. Credici o no, sapevo da tempo che sarebbe successo tutto questo. Allora vedi quel ragazzi, dispositivo sul tavolo da lavoro, quello con lo schermo. Prendilo. Ragazzi, non riesco a capire dove è il kit di sopravvivenza. Ah, forse è questo. Sì, eccolo qua.
Ok. L'ho fatto io. Lo chiamo Prepper Pad. Eccolo qua, il Prepper Pad. È interattiva con un radar in un collegamento diretto con me. Così posso aiutarti. E ti servirà. Pensiamo alle luci. Nei bagni c'è un generatore. Vedi quella luce verde sulla mappa? Ok ragazzi, allora dobbiamo andare nei bagni. Quindi scavalchiamo, sperando che non ci siano zombie. Siamo arrivati. Attiva il generatore. Attiva il generatore. Ecco qua, perfetto. Torna nella stanza principale e dai un'occhiata ai monitor. Diamo un'occhiata ai monitor. Dove sta il monitor? L'ultima persona che ho cercato di aiutare è uscita con ferraggio e guarda il risultato. Ma puoi anche usare un'altra cosa. Quello è un zaino di sopravvivenza. Lo vedi? Il suo corpo è un sopravvivente. Cioè dobbiamo cercare lo zaino, trova il precedente sopravvissuto. Apriamo qua ragazzi, andiamo a cercare il sopravvissuto. Ok, andiamo così. Se c'è qualcuno, no. Ragazzi, il posto in cui sembrava morto era questo, sembrava questo qui, vedete? Però magari mi sto sbagliando. Ah, mi è uscita la X? Ah, non scavare, perché... Andiamo qui, vediamo. È il momento adatto per provare il radar. Radar, ecco qui. Oh ragazzi, ecco qui, l'ho trovato. Eccolo qui. Prendi la mazza da dritta e non fare quella faccia. Oh mamma mia, oh grandissimo, finalmente. Ah, perché ti questo, stronzo. Sì, bisogna rompere le palle. Ottimo. Non è piacevole, ma qualcuno lo deve portare. Adesso controlla lo zaino. Dovrebbe contenere pistola e munizioni. Già, ragazzi, grandissimo, ecco qua, pistola. Ben fatto. Ok. È molto sicuro se vuoi sopravvivere. Andiamo qua. Ecco qua, ragazzi. Serve un martello per rimuovere la barricata, quindi nulla. Ragazzi, qua ora che cosa dovremmo fare? Porta chiusa. Ok, sono tornati indietro, ragazzi. Quindi devo andare a letto di prima. Che poi ci permetteva anche di salvare. Qua, ragazzi, possiamo spegnere. Torna nella stanza principale, dai un'altra occhiata ai monitor. Ok, eccoci qui, ragazzi. Sono collegati a numerose telecamere a circuito chiuso di Londra. Questa è del supermercato vicino al rifugio. Ma più occhi hai, meglio è. Lì troverai altre telecamere. Ti guiderò sul posto per aggirarti. La gente pensa che solo... Usa lo scanner su due quadri elettrici vicino al supermercato. Ma si sbaglia. Erano i Royal Signals e posso insegnarti qualcosa sulle intercettazioni. Okay. Diamoci da fare. Quelle telecamere non si sistemeranno da sole. E devi pensare ai riformisti. Ok ragazzi, ho salvato. Lo vedete? Dorme. Dorme per salvare. E quindi abbiamo salvato. Ok ragazzi, allora io con questo concludo il primo episodio di Zombie. Fatemi sapere ragazzi se vi può interessare che mi porti questo gioco sul mio canale, magari commentando. Quindi scrivetemi sì, mi può interessare oppure no, l'ho fatto o no, non mi interessa. E ragazzi, mi raccomando, se vi interessa lasciate anche un like per farmi capire che vi piace. Okay? Se vedo che ci sono like, lo continuo a portare. Ragazzi, come al solito, se avete fatto, iscrivetevi al canale, così anche i vostri amici. Condividete questo video se vi va. Come sempre, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram. Quindi ragazzi, passate anche dai miei social e iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video qui dal Giro dell'83. È tutto e ciao gamers.